Oggi parliamo della nuova circolare ATM09A, tanto per cambiare cose non chiare. Ci fai là sopra? Niente. Qui c'è divieto di passaggio, è proprietà privata. Divieto di passaggio? E anche di fermata. È vero, si è anche fermato. Io non ho letto avvisi. Quelli non sono graffiti, sono avvisi. Forse non sa leggere lui. Allora glieli leggo io. Dicono che questa terra è proprietà privata e nessuno ci deve passare. Qui c'è scritto tutto questo? Sì. Io volevo solamente farmi i fatti miei oggi. Volevo rispettare il vostro territorio e trattarvi da persone civili, ma è più forte di voi. Non volete nemmeno che uno si sieda qui per 5 minuti tranquillo sul vostro prezioso, merdoso territorio. Ok. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul mio canale. In primis vi invito a iscrivervi qui sul mio canale di YouTube, a cliccare la campanella così sarete sempre avvisati in automatico quando esce un mio nuovo video. Seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram e Telegram. Queste cose che vi ho detto sono il modo migliore per cui voi potete in maniera totalmente gratuita supportarmi. Ma veniamo all'argomento del video di oggi, la nuova circolare ATM09A che è uscita, mi sembra, il 24 di marzo e comunque è entrata in vigore il 31 di marzo del 2021. Va a sostituire la ATM09. La ATM09 era entrata in vigore nel luglio del 2019, dopo essere stata presentata nel maggio del 2019. È stata una vera e propria rivoluzione perché ha dato la possibilità per la prima volta in Italia ai droni, termine tecnico APR, aeromobile a pilotaggio remoto, di volare anche in prossimità degli aeroporti ad altezze decrescenti man mano ci si avvicina all'aeroporto o eliporto. Ovviamente poi si arriva alla zona rossa dove l'altezza è zero. Premessa doverosa: dal 31 dicembre del 2020 è in vigore il nuovo regolamento europeo, ma è rimasto a capo gli enti regolatori nazionali, nel nostro caso in Italia l'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, la regolamentazione degli spazi aerei sul loro territorio. Possono quindi vietare il volo o limitarlo in alcune zone. Un esempio concreto è la limitazione che abbiamo sulla linea di costa dal 1 di giugno al 30 di settembre, figlia delle regole dell'aria, che affronteremo bene in un altro video. La ATM09, che vi ho detto è entrata a luglio del 2019 in vigore, ha introdotto le zone quindi colorate, che poi sono state prese dal sito di D-Flight, dove vengono riportate le informazioni cartografiche. Noi siamo obbligati, prima di volare col nostro drone, a guardare le mappe di D-Flight e lì vediamo proprio le altezze diverse in funzione della zona. Sto parlando delle altezze massime consentite. Anche qui ricordo che l'altezza massima in Italia è 120 metri volo a vista. Altra cosa che è giusto ricordare è che a capo di dell'ENAC in Italia resta anche la parte formazione. Per questo motivo noi andiamo ad affrontare il test online per acquisire l'attestato A1-3 che serve a pilotare i droni da 250 grammi a 25 kg sul sito dell'ENAC, e tra un po' ci sarà la possibilità di fare anche il test per l'A2 che ci permette, con droni di peso maggiore a 500 grammi senza marcatura e maggiore a 900 grammi qualora avranno la marcatura, di volare anche in scenari urbani e più vicino alle persone. Vi lascio qui un video in cui ne parlo meglio. Ma parliamo della circolare attualmente in vigore ATM09A. Cosa è cambiato rispetto a quella precedente? Con la vecchia circolare i droni potevano volare nelle aree arancioni, gialle e blu. Nelle rosse no, l'altezza era zero. Nelle arancioni l'altezza massima era 25, man mano ci allontanavamo dall'aeroporto arrivavamo alla zona gialla, altezza massima 45 metri, poi entravamo nella zona azzurra in prossimità dell'aeroporto dove l'altezza massima era 60 metri. Al di fuori di questa zona blu entravamo nell'altezza massima da regolamento 120 metri. Con la nuova circolare ATM09 i droni non possono entrare nelle zone rosse, ma nemmeno nelle zone arancioni, gialle e blu. La differenza è che queste zone partono da un'altezza più elevata, quindi tecnicamente non cambia nulla. La zona arancione parte dai 25 metri in su,
è indicato il termine UNL, che sta per unlimited, illimitato, da 25 metri all'infinito. Le zone gialle partono dai 45 metri all'infinito, le zone blu dai 60 metri all'infinito e poi c'è lo spazio non regolamentato in cui l'altezza massima, ve l'ho già detto, è 120 metri. Quindi hanno solo invertito le cose. Se prima potevamo volare, faccio un esempio, in zona gialla a massimo 45 metri, adesso invece la zona gialla parte dai 45 metri, ma noi sotto, al di sotto di questa quota, possiamo volare. Non siamo in zona gialla. La zona gialla parte più in alto. Ma qual è il grosso problema di questa circolare? È che i droni delle categorie Open A1, A2, A3 non possono fare richiesta di autorizzazione di volo per volare nelle zone gialle, arancioni e blu. L'articolo è 5.1, A. Quindi secondo questa circolare, chi utilizza un drone nelle categorie Open A1, A2, A3 non può nemmeno fare richiesta di autorizzazione per volare in tutte queste zone. Le richieste le possono fare solo gli UAS che sono nella categoria Specific o Certified. Capite bene che questo va contro quello che dice il regolamento europeo, che ha annullato la distinzione tra uso hobbistico e uso professionale. Ha legato tutto al peso del drone, non alle competenze del pilota. Pensate a quanti col drone ci lavorano e magari devono fare delle ispezioni e adesso non possono nemmeno fare la richiesta di autorizzazione. Gli tocca spendere magari un sacco di soldi per andare a fare degli attestati che tra l'altro ad oggi manco possono prendere, perché ad oggi non si sa come prendere l'attestato Specific né tantomeno il Certified. Lo ripeto ancora una volta perché è importante, il regolamento europeo ha creato la Specific in funzione del peso del drone e di condizioni diverse di volo, quindi per esempio sopra i 120 metri. Non ha creato la Specific per un discorso utilizzo professionale del drone. È tutto legato alla sicurezza. L'altra cosa pazzesca è che per come è scritta, ma io sono sicuro che sia un errore, che sia solo stata scritta male, le zone D, che sono le dangerous, le zone pericolose, le zone in cui in certi giorni o in certi orari si svolgono delle attività come per esempio il paracadutismo, in cui c'è un pericolo maggiore. Queste zone sono quelle che su D-Flight vedete con un reticolato di colore rosso. Praticamente si sta parlando di mezza Italia. Hanno equiparato le zone D alle zone rosse, alle proibite, alle R. Tutto così non vogliamo più del tutto. Io credo che sia un errore, tant'è vero che se andate su D-Flight nelle zone reticolate c'è ancora altezza 120 metri e c'è solo l'invito ad informarsi in merito a queste attività pericolose che possono svolgersi in alcuni orari e giorni. Al di là di questo, ENAC deve chiarire, perché così come è scritto è assurdo. Ho fatto un video su una guida fantastica che propone Drone Next su come volare nella zona rossa, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto, lì trovate anche tutti gli aggiornamenti in merito proprio all'ATM09A e all'interpretazione, perché di interpretazione si tratta ormai, di Drone Next, che coincide con la mia, ossia che è un errore, le zone D non possono essere equiparate alle zone PR, quando invece, vi ripeto, D-Flight riporta ancora altezza 120 metri e D-Flight dà regolamento UASIT a riferimento italiano per tutti i piloti di UAS. Come ben sappiamo, D-Flight deve essere l'unico portale di riferimento. Io auspico, e l'ho detto anche altre volte, che noi in futuro andremo sul sito di D-Flight e lì avremo tutte le informazioni senza andare a sentire l'ente di turno, l'ente del parco, o andare sul sito dell'ENAV per consultare gli IP Italia. Ci deve essere scritto tutto lì. Ora paghiamo anche 6 euro, tra virgolette, è un obbligo. Gli operatori in Italia sono tantissimi e minimo pagano tutti 6 euro, fate voi il calcolo. Visto che le entrate in D-Flight ci sono, devono dare un servizio all'altezza di questo nome. Alla fin fine si tratta di un servizio pubblico, al di là che D-Flight sia una società privata. Che poi sapere bene quali sono le altezze, avere una facilità nel prendere questa informazione è importantissimo, come capirete bene, per la sicurezza. La sicurezza è sempre al primo posto, ma non si può zoppare la gente che col suo drone ci lavora o chi sta coltivando una passione nel rispetto delle regole. Questo video si conclude qui, se ci saranno delle novità, spero chiarificatrici, ve le porterò sul canale. Iscrivetevi, quindi cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e seguitemi sui social, Facebook, Instagram e Telegram. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto, ciao!